Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In primo piano l'economia calano, anche se non di molto, gli occupati in Abruzzo, così come l'export. Numeri relativi al primo trimestre del 2019 non esaltanti per la nostra regione, dove la ripresa stenta a decollare. Ascoltiamo l'economista Giuseppe Mauro, intervistato da Paolo Renzetti. Stenta la ripresa nella nostra regione, lo dicono i dati Istat, in calo anche se non di molto gli occupati nella nostra regione, anche in calo leggero l'export. Professor Giuseppe Mauro, perché tutto questo? Ma perché ancora l'economia abruzzese non si è ripresa completamente dai due grandi shock che ha avuto, il primo di carattere nazionale, cioè la grande crisi, e poi in secondo luogo la crisi dovuta al sisma nel 2009 e nel 2016 le altre calamità naturali che hanno caratterizzato i problemi di questa regione. Non a caso, voglio dire, la regione tende sempre più a configurarsi come una regione del manufatturiero, perché il settore industriale manufatturiero tiene bene anche con riferimento alle altre regioni d'Italia, mentre le costruzioni, questo è una sorta di paradosso che dovrebbero un po' rappresentare il volano, no, di questo periodo per le cose che sono anche accadute, le costruzioni invece perdono circa 3.000 posti di lavoro e 8.000 se il confronto lo facciamo col 2008, cioè col periodo pre-crisi. Quindi questo è il quadro, mentre per quanto riguarda le esportazioni noi abbiamo una situazione in cui tende sempre più a verificarsi questo fenomeno di concentrazione, cioè addirittura adesso, primo trimestre del 2019, il 52% delle nostre esportazioni sono dovute ai mezzi di trasporto e addirittura il 71% sono concentrate nella provincia di Chieti. Questo dà l'esempio di una situazione quasi, direi, dicotomica, simmetrica, nel senso che abbiamo veramente grandi imprese molto competitive e poi abbiamo un tessuto di piccole imprese che lavora per il mercato interno e purtroppo la domanda interna, quella di consumi, ancora non è partita come avrebbe dovuto essere. Il problema è che si potrebbe, secondo me, porre in essere un piano immediato, infrastrutturale, perché sappiamo tutti che in questa fase congiunturale, tra virgolette un po' negativa, perché pare che il PIL nazionale nel 2019 sarà intorno allo 0,2-0,3%, invece ecco, gli interventi infrastrutturali possono rappresentare un antidoto, perché sono fortemente anticicliche. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha partecipato alla trasmissione Moby Dick parlando dei primi mesi di mandato e delle strategie immediatamente future. In questo estratto ascoltiamo Marsiglio che affronta le questioni sanità e legge sull'editoria. L'intera trasmissione, condotta da Giovanni Minicozzi, andrà in onda questa sera alle ore 21. Vediamo. Intanto abbiamo questa fase di transizione che è molto delicata perché noi non abbiamo ereditato una situazione, diciamo, di normalità e di gestione ordinaria che ci permette di fare sin da subito una programmazione più ampia. Abbiamo una trattativa in corso con i ministeri vigilanti, partiremo da un impianto dato rispetto a questo impianto per leggere quelli che riteniamo magari gli o comunque di convincere i ministeri dell'opportunità di alcune misure mettendo in campo gli strumenti necessari a sostenere certe richieste, vedi la vicenda punti nascita, e una volta che avremo chiuso positivamente questa fase e i ministeri ci avranno riconsegnato pienamente le chiavi di casa, dopo l'estate inizia la fase invece di riorganizzazione generale del sistema. Io credo che ci vorrà un anno circa di tempo anche di confronto con i lavoratori, i sindacati, i cittadini, le associazioni, i territori, i sindaci, come è giusto che sia. C'è un percorso in cui bisogna far partecipare, bisogna conoscere, bisogna entrare nei problemi, bisogna andare nei posti a vedere con i propri occhi. Lo sta facendo un po' tutta la nostra amministrazione nel campo della sanità, a cominciare dall'assessore Nicoletta Verì, che ringrazio per il grande e competente lavoro che sta facendo, e poi appunto tireremo le somme di questa riorganizzazione. Lei pensa a una legge regionale di sostegno all'editoria?
Questo era un impegno che ci eravamo presi con tutto il mondo dell'informazione, con il sindacato dei giornalisti, quindi adesso diciamo, insieme al Consiglio regionale attiveremo una riflessione, una discussione, faremo una proposta che metteremo all'attenzione dell'intero Consiglio e io credo che comunque garantire, soprattutto per la piccola editoria che non è legata a diciamo, grandi gruppi industriali per i quali l'editoria diciamo, è un centesimo del fatturato e rappresenta più una vetrina di, diciamo, di comunicazione o addirittura di autorappresentazione, ma per la piccola editoria che fa informazione sui territori e a garantire questi spazi come dire, di informazione e di libertà sia molto utile, fa bene al tessuto civile del territorio. Giornata importante quella di ieri per il futuro delle piscine Leneidi di Pescara, perché la Regione ha consegnato le chiavi al raggruppamento di imprese aggiudicatarie del bando per la gestione provvisoria. Parallelamente è aperto il tavolo per il riassorbimento del personale. L'apertura, almeno della piscina all'aperto, è stata fissata per fine giugno. Il servizio di Alfredo Primante. Per fine giugno con molta probabilità ci sarà l'apertura di un complesso che si aprirà da un punto di vista non soltanto sportivo ma anche sociale. Ieri con la consegna delle chiavi al nuovo gestore nel corso della mattinata è iniziata la nuova era delle piscine Leneidi dopo i problemi avuti sotto la gestione del progetto Sport Impianti culminati con il fallimento della società. L'impianto natatorio pescarese da ieri è passato nelle mani del nuovo raggruppamento di imprese, la Pinquino & Co, che si occuperà della riapertura del complesso sportivo con la gestione provvisoria affidata dagli uffici della Regione nel tentativo di garantire la riapertura nel più breve tempo possibile e già in occasione di una manifestazione sportiva prevista per il 1° luglio. È chiaramente un iter che noi abbiamo in quota parte ereditato anche dall'ultima parte della precedente amministrazione. Ringrazio il Presidente Lolli per averlo immaginato, noi l'abbiamo difeso e chiuso, siamo contenti, speranzosi che le Naiadi possano tornare nella piena fruibilità di tutti i cittadini d'Abruzzo e allo splendore di ciò che sono. La riapertura delle piscine Leneidi è prevista in diversi step che partiranno come detto dal 1° di luglio con la riapertura della piscina all'aperto per poi proseguire con le restanti strutture. Nel corso di un incontro in Regione Abruzzo nel pomeriggio di ieri si è discussa anche la questione della ricollocazione del personale. Adesso c'è la parte che ci eravamo impegnati come Regione a portare avanti, quella della ricollocazione del personale. Purtroppo nel bando precedente non c'era la cosiddetta clausola sociale. Noi la riteniamo una clausola etica, mi sembra che le parti stanno ragionando molto bene su questo, diciamo che dobbiamo fare una serie di passaggi, ci siamo dati appuntamento tra il 26 e il 27 in maniera che l'azienda mette su un piano industriale, perché è chiaro che non è che il riassorbimento può avvenire per tutti, però ci saranno una serie di passaggi, uno stop, un piano industriale con un cronoprogramma e se le Naiadi riusciranno come noi ci auguriamo a ritornare quelle che insomma comincia a riportare dentro 3, 4, 5 mila persone, io credo che alla fine il personale riusciamo a riassorbirlo quasi nella totalità. Ed ora la cronaca, le modalità di esecuzione del reato con l'inflizione alla vittima di ben 17 colpi di coltello, la dimostrata capacità dell'imputato di alterare le prove a suo carico al fine di simulare una aggressione reciproca financo autoinfliggendosi lesioni e il precedente penale a suo carico per reati contro la persona, l'aggressione delle circostanze attenuanti generiche. Più significativi delle motivazioni della sentenza con la quale la Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila nel marzo scorso ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Davide Troilo, il 35enne pescarese che il 2 dicembre 2016 uccise con 17 coltellate l'ex fidanzata 26enne Jennifer Sterlecchini. La Corte aquilana ha ritenuto infondato il ricorso presentato dall'avvocato della difesa Giancarlo De Marco, che aveva provato a far cadere l'aggravante di futili motivi per ottenere la concessione delle attenuanti. Respinta anche la richiesta avanzata dalla difesa di una nuova perizia psichiatrica, la Corte d'Appello ha spiegato di non ritenerla affatto necessaria ai fini del decidere, dovendosi ribadire il giudizio formulato dal primo giudice sulla piena capacità di intendere e volere dell'imputato, fondato sulle condivisibili conclusioni formulate dal perito.
E ora ci spostiamo ad Avezzano, salgono a 4 i ricoverati per legionella, la ASL precisa nessun allarme, coincidenza che rientra nelle casistiche, vediamo. 4 ricoveri per legionella in pochi giorni nell'ospedale di Avezzano e la ASL interviene per informare i cittadini e fare chiarezza. Dall'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila fanno sapere infatti che secondo gli accertamenti in corso i 4 ricoverati, tutti marsicani, avrebbero contratto il batterio in posti diversi e quindi non c'è un unico focolaio che possa costituire pericolo. Inoltre, come spiegano i medici, 4 casi di legionella in pochi giorni sono una coincidenza non infrequente che rientra nelle casistiche e che non suscita particolare preoccupazione. È ancora la ASL a comunicare che sono state adottate tutte le misure da protocollo, chiamando in causa il servizio igiene e prevenzione incaricato di individuare la fonte del batterio e di eseguire successivamente tutte le operazioni di bonifica degli ambienti in cui è presente l'agente patogeno che, ricordano dalla ASL, non si trasmette da persona a persona. Per 3 dei ricoverati le condizioni non destano preoccupazione, mentre l'ultimo, un uomo di 82 anni, si trova in rianimazione in condizioni critiche in quanto, come sottolineato dalla ASL, le malattie di cui è già affetto, insieme all'età avanzata, lo rendono più vulnerabile agli effetti della legionella. Edoardo Alesse, il nuovo rettore dell'Università dell'Aquila, ha superato già al primo turno il competitor Carlo Masciocchi con oltre 200 voti di scarto, il servizio di Daniela Rosone. L'università ha il suo nuovo rettore, è il professor Edoardo Alesse. Hanno votato innanzitutto 805 dei 1135 aventi diritto, quindi un'alta partecipazione. E così Edoardo Alesse si è imposto già in prima votazione e succede alla rettrice Paola Inverardi alla guida dell'Università degli Studi dell'Aquila. Per i prossimi 6 anni il professor Alesse sarà il nuovo rettore. 61 anni, è docente del DISCAB, il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, ordinario di patologia generale, già direttore di 2 diversi dipartimenti, senatore accademico, è consigliere d'amministrazione uscente. Ha sconfitto Carlo Masciocchi, di 63 anni, professore dello stesso dipartimento, ordinario di radiologia e primario del reparto diagnostica per immagini dell'ospedale San Salvatore, prorettore vicario uscente. Alesse ha ottenuto il 50% più 1 dei voti che erano necessari per l'elezione in caso di superamento del quorum. È una grande soddisfazione, ha detto. Queste sono le sue prime parole. Cercherò di saper corrispondere a tanto consenso con tutte le mie forze e con tutta la mia dedizione all'istituzione. Sono arrivate anche le congratulazioni del sindaco Pierluigi Biondi. Esprimo al professor Alesse sincere congratulazioni per l'affermazione elettorale e i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico. A lui è affidato l'importante compito di mantenere e migliorare gli standard qualitativi dell'offerta formativa di un'istituzione che è centrale nella strategia di rilancio di un intero territorio. Sono certo che il dialogo e il reciproco supporto tra Comune e Università proseguirà anche con la rinnovata governance. E ora ci spostiamo a Montesilvano, prima grana per la giunta De Martinis. La prefettura di Pescara ha diffidato il Consiglio Comunale di Montesilvano, appunto proclamato il 7 giugno, ad approvare il rendiconto finanziario, pena il commissariamento dell'ente e lo scioglimento del Consiglio stesso. Vediamo. C'è già un primo nodo per quanto concerne la nuova giunta di Montesilvano, il problema del bilancio da approvare. Consigliere Panichella, qual è la situazione che voi avete posto all'attenzione anche della cittadinanza? Sì, beh, sicuramente questa grana l'abbiamo ereditata un po' tutti dall'amministrazione precedente, perché in pratica la giunta Maragno non ha mai approvato il bilancio consuntivo del 2018. E già in aprile il prefetto aveva richiamato l'attenzione sulla necessità di farlo nei termini previsti dalla legge, quindi entro fine aprile. Non è stato fatto, ovviamente c'erano le elezioni imminenti, e adesso già da maggio di nuovo la prefettura ha intimato, ha proprio fatto una diffida al comune, e quindi richiamando la necessità di approvare questo rendiconto di gestione 2018. Il problema è che ci sono dei tempi tecnici previsti dal TUEL, che è il testo unico sugli enti locali, per cui il bilancio può essere discusso e approvato soltanto 20 giorni dopo che è stato portato all'attenzione dei consiglieri. Questo è stato fatto soltanto nei giorni passati, quindi questi 20 giorni finiranno nei primi giorni di luglio.
E quindi noi vogliamo il rispetto delle regole e quindi chiediamo appunto che non venga discusso nel corso del primo consiglio, perché non ci sono questi tempi tecnici. Bisogna però fare in fretta. Assolutamente sì, bisogna fare in fretta, però bisogna anche richiamare un po' tutti sul rispetto delle regole, perché quando si comincia ad andare in deroga una regola si annulla. E ora noi ci vogliamo porre come consiglieri di minoranza con un atteggiamento molto propositivo, costruttivo, e vogliamo in qualche modo fare il bene della nostra città. Però questo non può assolutamente scontrarsi con il mancato rispetto di regole che sono codificate, sono regole che valgono per tutti, e peraltro non vogliamo che si rischi l'annullamento di questo atto, perché ci sono già dei precedenti in cui il TAR ha annullato queste approvazioni fatte senza la decorrenza dei 20 giorni previsti dal TUEL. Presentati questa mattina nella sala Ipogea di Teramo i 36 progetti innovativi per rilanciare il capoluogo abruzzese, l'evento nell'ambito del White Information è stato organizzato dai giovani imprenditori di Confindustria Teramo con l'obiettivo di individuare nuove idee per il futuro della città. Il servizio di Tania Bonici Castelli. 36 progetti brillanti e innovativi per rilanciare Teramo e darle una mission per il futuro. 36 idee creative provenienti da giovani professionisti, registi, economisti che hanno illustrato e proposto alla città nuovi scenari culturali ed economici da realizzare subito per proiettare il capoluogo abruzzese in ambito nazionale. L'evento è stato promosso dai giovani imprenditori di Confindustria Teramo nell'ambito del White Information. Il miglior progetto sarà premiato in ricordo di Bruno Ballone, il giovane imprenditore teramano precocemente scomparso. Una grande risposta, 36 progetti, ma di cosa parlano? Dunque, i progetti sono stati un po' vari, varie tematiche hanno toccato. Hanno toccato il rilancio turistico, quindi non so, manifestazioni molto interessanti per attrarre nuovi flussi turistici, la rigenerazione urbana attraverso l'utilizzo di edifici anche già preesistenti, però magari che avranno una destinazione d'uso differente o comunque più forse congeniale. E altri progetti interessanti anche a livello di digital, su come Teramo può in questo modo entrare anche in circuiti nazionali e internazionali attraverso appunto il web. E sicuramente anche progetti di branding che in qualche modo con delle manifestazioni frizzanti, delle iniziative frizzanti potrebbero far parlare di noi anche per delle iniziative cittadine simpatiche. Chi ha realizzato questi progetti? Hanno partecipato sia dei giovanissimi, sia degli studi magari di architettura molto strutturati, importanti, anche degli artisti di fama nazionale e internazionale. Tra i 36 progetti al vaglio della giuria del White Information ce n'è uno che ha catturato particolarmente l'attenzione del pubblico, l'Interamnia International Film Festival. A proporlo e presentarlo il giovane regista teramano Lorenzo Pallotta, che già vanta collaborazioni importanti nel mondo del cinema, come quella recente con Paolo Sorrentino nel film Loro. Il progetto è quello di realizzare un festival che raggruppi tutte le arti, nello specifico abbiamo parlato di cinema, di film, ma il film inteso come settima arte, quindi quel raggruppamento di tutte le arti, e quindi anche a livello internazionale portare la nostra immagine, l'immagine di Teramo come un teatro a cielo aperto, e quindi all'Interamnia inteso come terra tra due fiumi attraverso questi due percorsi che costeggiano la nostra città. Lei è un regista? Sì. Un giovane regista? Sono un giovane regista, è una vita un po' difficile, perché insomma il cinema è una bellissima, è un bellissimo ambiente, una bellissima realtà, una bellissima arte, però al suo interno ha molte difficoltà, e quindi secondo me, anche se secondo me è fondamentale, quindi ci deve essere un supporto delle istituzioni, ma soprattutto dello spettatore. Lo spettatore deve andare al cinema e deve continuare ad apprezzare il cinema. A Lanciano l'ITS Meccanica premia 21 aziende che da anni collaborano ospitando i tirocinanti, in tante hanno anche assunto i tecnici superiori neodiplomati mantenendo alta la percentuale di placement, 93%, il servizio. Un premio per l'impegno in responsabilità sociale. Questo è l'ITS Award, istituito dalla Fondazione ITS Sistema Meccanica di Lanciano ed assegnato a 21 aziende per la prima edizione. La cerimonia si è tenuta a Palazzo degli Studi con i vari manager aziendali e i tirocinanti, in tanti già assunti dalle stesse imprese che li hanno ospitati.
Forte dell'alta percentuale di placement dei propri diplomati, l'ITS Meccanica di Lanciano anche quest'anno nella categoria d'eccellenza nel rapporto annuale di monitoraggio del Ministero dell'Istruzione. Una formazione di qualità, hanno ripetuto nel corso degli interventi i vari manager, che fa la differenza con altri percorsi formativi. Anche attraverso le soft skill, il presidente Gilberto Candeloro. È quella che è la differenza rispetto ad altri percorsi. Io dico sempre, noi non siamo in competizione con l'università. L'università ha le sue missioni, che è quella dell'istruzione, della ricerca e della terza missione da ribaltare sul territorio. Noi siamo un corso immediatamente professionalizzante, parallelo alle università, che ha così l'obbligo o il dovere di formare non solo sulle tecnologie, quelle più immediatamente spendibili, ma anche sulle soft skill, quindi creare una coscienza critica, formare i ragazzi anche su materie laterali importanti. Tra le aziende premiate c'è anche Sevel, che ha un corso dedicato per la fabbrica del Ducato. Il direttore Angelo Coppola. Il mondo del lavoro sta cambiando profondamente, è cambiato e nei prossimi 10 anni cambierà molto di più che negli ultimi 40. È evidente che anche i giovani devono adeguarsi a questo cambiamento e questa esperienza va nella giusta direzione. Digitale, manutenzione predittiva, meccatronica, gestione dei big data, sono tutte cose che gli studenti hanno cominciato nei loro programmi ad affrontare e che noi gli facciamo toccare con mano per, diciamo, introdurli molto più facilmente nel mondo del lavoro. All'Aquila, secondo appuntamento con l'iniziativa Venerdì in Centro. Questa sera fino alle ore 23 saranno tanti gli appuntamenti programmati con lo scopo di far rivivere il centro storico per le famiglie aquilane. Vediamo. Questa sera è in programma il secondo appuntamento con Venerdì in Centro, l'iniziativa programmata con lo scopo di far rivivere il centro storico alle famiglie aquilane. Ci saranno diverse manifestazioni, tra cui Giochi de Naote in collaborazione con Ludo Bus in corso Vittorio Emanuele, Mille e una notte, organizzata a Piazza Palazzo dall'Associazione Città di Persone, inoltre il Trucca Bimbi presso la truccheria di Via Garibaldi e il calcio balilla umano offerto dalla Rambla Animazione a Piazza San Bernardino. Saranno itineranti per il centro animazione a cura di Minnie e Topolino e dei Falconieri, che saranno a disposizione per i più piccoli. Tutte le iniziative inizieranno alle 19 e andranno avanti fino alle 23. Il vice sindaco Daniele ha comunicato che ci saranno 5 postazioni musicali con degli artisti che hanno offerto gratuitamente la loro opera in corso Federico II, Piazza Duomo, 4 cantoni, Piazza Chiarina e Piazza Palazzo. Grazie all'assessore al turismo Fabrizio Aquilio saranno aperti poi i cortili dei palazzi Natellis, Picalfieri, Bonanni e nei cortili dei palazzi Cappa e Di Paola ci saranno degli spettacoli musicali offerti dal conservatorio con flauti, sax e pianoforti. Dalle 19 alle 23 potranno essere visitate, come già accaduto lo scorso venerdì, le chiese del centro. Nello stesso arco di tempo è prevista la giostina per i più piccoli in Piazza Duomo e a ridotto del teatro comunale il saggio spettacolo Peter Pan alle 18.30 a cura di Drama, Scuola di Teatro in collaborazione con la compagnia teatrale Il Cerchio. Verrà pedonalizzato il centro storico, come ogni venerdì saranno garantiti dei parcheggi nelle zone di Palazzo di Giustizia e del centro commerciale presso il cimitero, con collegamenti con bus navetta che transiterà anche per il parcheggio di Colle Maggio. Gli esercenti del centro storico anche questa volta rimarranno aperti sino a tardi. Il servizio di bus navetta sarà attivato dalle 19.30 e proseguirà sino alle 24, sia per coprire la zona est che la zona ovest. Dalle 19.30 in centro, area pedonale con divieto di circolazione di veicoli su diverse strade e piazze. Ed ora apriamo la pagina dello sport e lo facciamo parlando di calcio, in particolare di Teramo, perché Franco Iachini è ufficialmente il nuovo proprietario della Teramo Calcio. Il closing è avvenuto nella tarda serata di ieri presso la Infosat, azienda del neo presidente biancorosso, alla presenza del notaio, avvocato Antonio Mastro Berardino, dell'ex patrono Luciano Campitelli, del vicepresidente uscente Ercole Cimini e dei soci di minoranza Luigi Di Battista e Mauro Schiappa. Sono entusiasta per aver concluso questo investimento, le dichiarazioni del presidente Iachini e soprattutto
soprattutto di essere riuscito a regalare lo stadio alla città attraverso la sua squadra di calcio. Il prossimo step sarà l'iscrizione al campionato e non vedo l'ora di cominciare. Sono positivamente sorpreso dagli attestati di incoraggiamento che mi arrivano dalla tifoseria. C'è del timone del club, Luciano Campitelli, che dice: con i miei soci ci separiamo da una storia importante, emotivamente intensa. Ho mantenuto la promessa fatta di lasciare a qualcuno migliore di me, un imprenditore teramano di grande levatura che si appassionerà sempre più alla sua nuova creatura. Auguro a Franco di costruire un progetto vincente e rispettoso della tradizione ultracentenaria del club, capace di farlo entrare nel cuore della gente. Ed ora il basket, conto alla rovescia in casa Amatori Pescara. Domani alle 18 a Montecatini il quintetto di Stefano Raiola affronterà l'Urania Basket Milano. Con una vittoria sarà Serie 2. In caso di sconfitta ci sarà il match d'appello di domenica pomeriggio contro la perdente di San Severo Orzinuovi. L'attesa del match nelle parole dell'esterno pescarese Alessandro Poti. Poti ha iniziato questo conto alla rovescia per un concentramento a Montecatini che vi può regalare l'ultimo step verso il sogno. Sì, siamo pronti, non vedevamo l'ora di arrivare a questa partita perché è passata più di una settimana ormai dalla finale di conference, diciamo, e quindi vogliamo fare questo step successivo che vorrebbe dire Serie A2. Giorni, 13 giorni, è un po' logorante questa attesa. Abbastanza, ma è servito anche per recuperare le energie, le forze e studiare anche l'avversario in questi pochi giorni e preparare quella che sarà la partita decisiva. Ecco, l'Urania Milano che avversario è? È una squadra molto lunga, e c'ha giocatori esperti, un'età media superiore alla nostra, quindi gente che già giocato queste partite anche in serie superiori, quindi sarà una bella sfida. Ecco, diciamo che lo si è visto contro Salerno, che è un avversario più o meno insomma paragonabile alle squadre che affronterete a Montecatini, squadra esperta, però voi mettete gioventù, ritmo, pressione, tiro da fuori, insomma queste saranno le vostre armi. Dovremo essere bravi sicuramente a imporre il nostro gioco, il nostro ritmo, perché come abbiamo visto, se riusciamo a mettere in campo l'energia e la voglia di fare che comunque abbiamo espresso nelle ultime partite, possiamo dire la nostra. Tu sarai ancora un cavaliere mascherato o no? Penso di sì. Ora porta anche fortuna. Porta bene, ormai continuo così fino alla fine. Ora il ciclismo. È intervenuto durante la trasmissione Velo di ieri sera il patron della Nippo Fantini Faisanè, Valentino Sciotti, ha parlato della riforma del ciclismo che potrebbe essere approvata nei prossimi giorni, affermando che sarà un danno enorme per le squadre italiane e annunciando il disimpegno della sua azienda rispetto alle due ruote. Ascoltiamolo. Di squadre ricche in condizioni di poter stare a livello World Tour non ce ne sono, perché non ci sono grandi sponsor. È inutile che ci giriamo attorno, c'è una carenza di sponsor anche ai massimi livelli. Ci sono squadre World Tour che fanno la World Tour con 10 milioni o anche meno, ci sono squadre che lo fanno con 45-50. Io non lo sono la stessa categoria, 10 milioni e 50 è la stessa categoria. È come se uno mette un ciclista, un altro ne mette 5. Certo. È la stessa categoria, per me no. Tutte le squadre hanno protestato, okay. Tutte, non solo le italiane, di tutto il mondo. Gli organizzatori? Tante squadre sanno benissimo che non rifaranno la squadra, anche italiane, te lo dico per certo. Gli organizzatori non sono soddisfatti, perché l'hai visto in Italia. Se non hai un budget adeguato, verrai in Italia con una squadra impresentabile. E il Giro d'Italia non è felice che gli arriva una World Tour di Serie B a fare il Giro d'Italia con dei ragazzi che non hanno nulla né da dire né da dare. Guarda che quando avrai le tappe di 240 km senza grandi asperità, e o comunque nella prima parte vanno animate, noi, la Bardiani, l'Androni, siamo andati tutti i giorni in fuga. Noi abbiamo dato un pochettino di stimolo a ste gare. Quando non ci siamo noi, chi va in fuga? Con 8 corridori a cercare di difendere un capitano, chi è che ha voglia di andare in fuga? Nessuno. Nessuno. Il Tour già l'ha fatto, la so. Già una volta ha fatto saltare la riforma. Quindi hanno la forza, non hanno nessunissimo problema.
per fare una protesta del genere. Io credo che la riforma sia stata anche discussa con loro, è una sensazione. Sappi che di quelle due licenze probabilmente una, ma forse tutte e due, andranno a squadre francesi. Per il Tour non cambia nulla, nel modo più assoluto, anzi, il movimento ciclistico francese non ne risentirà affatto. Il movimento ciclistico italiano e spagnolo ne risentono di più. L'italiano più dello spagnolo, perché lo spagnolo, storicamente, la squadra spagnola va di diritto. Se tu guardi gli ultimi anni, la squadra italiana non va di diritto. Assolutamente. Di sicuro io non credo che l'anno prossimo noi saremo sponsor di un team italiano. Questo è certo. Perché non ci sono più tempi. Tra poco dovremo decidere, ma parlo di qualche settimana, che team eventualmente sponsorizziamo se siamo nel ciclismo. Quindi andrete all'estero. E ti posso garantire che se restiamo nel ciclismo non sarà un team italiano. Tutti i servizi che avete visto sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul nostro sito www.tv6.it. Prossime edizioni del nostro notiziario alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.